Voilà, ciao a tutti, benvenuti, bentornati su Cose Cinesi, io sono Diego e nel video di oggi vedremo le caratteristiche e cercheremo di capire che cosa di buono questa nuova versione dello smartphone Cubot P80. Perché nuova versione? Perché rispetto alla precedente uscita qualche tempo fa, questa nuova variante ha uno spazio di archiviazione di storage, cioè memorie per immagazzinare foto, video, musica, eccetera, eccetera, pari a 512 giga, più la solita, tra virgolette, 8 più 8 GB di RAM. Perché 8 più 8? Perché ve lo dico tra poco. Francamente mi ha sbalordito il prezzo di questo telefono, perché anche se si tratta di un cinesone, offre comunque un'esperienza di utilizzo veramente molto gradevole. Certo, qualche compromesso bisogna comunque accettarlo e li vedremo uno per uno. Ma rimane comunque uno smartphone che funziona bene, offerto a una cifra ben sotto la media dei suoi diretti competitor. Cubot fornisce il telefono in una elegante scatola che contiene, oltre al telefono, il caricabatterie da 18 watt da muro, compresa italiana, il cavetto di ricarica con connettore USB-A USB-C, un paio di cuffiette cablate con connettore USB-C, un vetro proteggischermo aggiuntivo di scorta, perché uno è già applicato sul telefono, quindi ce ne danno un altro di scorta, infine una cover in silicone trasparente. Ovviamente non mancano manualetti, cartoline di ringraziamento, bla 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 bla, e la spilletta per aprire il carrellino della SIM. Carrellino della SIM, slot SIM, che può contenere due SIM telefoniche diverse, quindi due numeri in contemporanea, oppure una SIM e una scheda micro SD aggiuntiva. Se sommate una micro SD alla già enorme capacità di archiviazione di questo P80 512 GB, veramente si raggiunge una capacità di storage spaziale. Partiamo con analizzare un po' l'estetica di questo P80. Non sfugge di certo la somiglianza con gli ultimi iPhone, vedete bene, insomma, è praticamente quasi una copia 1-1 con l'iPhone Pro Max. Potrebbe infatti facilmente essere confuso con un telefono della mela morsicata. Bello sicuramente, e anche curato nella sua fattezza, nella sua fattura, senza imprecisioni grossolane che magari mi è capitato di trovare su altri telefoni entry level. Pesa 220 grammi e misura 165x70x12 mm. In questo spazio, in questo volume, Cubot ci ha messo una bella estetica, elegante ma anche buone qualità. La mia versione, il mio modello, è quello nero, ma sono disponibili anche la versione azzurra, molto carina, e anche rosa, magari più adatto alle femmine. Devo dire che comunque mi piacciono tutte e tre le colorazioni disponibili. Sul fianco destro c'è il tasto di accensione e spegnimento, il sensore di sblocco impronta un po' sotto, e sul fondo invece abbiamo le due griglie, una è per il microfono e una è per lo speaker. Al centro, tra le due grigliette, tra i forellini, c'è il connettore di ricarica USB-C. Fianco sinistro c'è il tasto a bilancia per il volume, volume su, volume giù, e il citato in precedenza carrellino per la SIM, oppure due SIM, oppure SIM più micro SD. Il display è bello, è un IPS Full HD Plus da 6 pollici e mezzo, una risoluzione di 1080x2408, ed è una delle caratteristiche di questo telefono che mi hanno di più sorpreso. Infatti è veramente molto luminoso, ha un'ottima resa cromatica, anche se non è AMOLED, ma comunque i colori vengono ben rappresentati, sono vivaci, definiti, ma senza falsare la realtà. E come si vede? Beh, anche sotto il sole diretto il telefono risulta fruibile, si vede. La luminosità massima è comunque buona. A proposito di luminosità, va detto che anche il sensore di luminosità è molto affidabile e soprattutto rapido nel percepire quelle che sono le variazioni di illuminazione ambientale. Quindi aspetto display sicuramente molto molto bene. E parente prossimo del display è l'audio, dato che sempre si parla di intrattenimento e multimedia. Lo speaker, che è comunque mono, vabbè, comunque ragazzi, funziona meravigliosamente bene, sia in chiamata che in riproduzione musicale o video. Il sonoro è sempre bello corposo. Il volume, che può anche essere boostato, cioè aumentato oltre il limite via software, è già molto alto di suo e risulta veramente difficile metterlo in crisi. Infatti non ho mai sentito gracchiare niente o distorcere un film o una serie o un brano che ho mandato in riproduzione. Perciò, dal mio punto di vista, promosso anche il reparto audio del P80. Per concludere il discorso multimedia, però, c'è la prima nota stonata di questo concerto, che finora è stato
una ottima melodia. E si tratta della certificazione Widevine di RM, che è al livello più basso. Questo cosa vuol dire? Si traduce con la riproduzione di film e serie TV delle piattaforme streaming, quindi parliamo di Netflix, Prime, Disney, eccetera. Insomma, questi film, queste cose che mandiamo in riproduzione saranno in qualità ridotta. È un vero peccato, perché se consideriamo la qualità del display sarebbe stato veramente soddisfacente godersi i contenuti di film, video, Netflix, Prime Video e compagnia bella alla massima qualità. Purtroppo questo è un problema ricorrente spesso nei telefoni di fascia low cost di provenienza cinese. Per contro invece il telefono può far girare anche qualche giochino, ovvio non i più esosi in termini di richieste di calcolo, però insomma qualche gioco lo si può far girare, specialmente lo si può installare, visto che comunque c'è una enorme quantità di spazio di storage per le applicazioni, e se consideriamo che i giochi moderni pesano svariate centinaia di mega, veramente si possono installare tanti giochi e si riesce anche un po' a giocarli e a testarli. La scheda tecnica, beh, il processore non è recente, non è recentissimo, insomma la CPU è una MediaTek 8788, però a lato pratico il vantaggio è che ha consumi veramente molto ridotti e permette al telefono, nella quotidianità di un uso normale, insomma, a essere sempre pronto e veloce quanto basta. Ovviamente il processore poco energivoro giova alla batteria, che non è rimovibile, ma è già di suo molto capiente, 5200 mAh. Per farvi un esempio, ho monitorato i consumi su 3 giorni campione. Ecco, il giorno più stressante tra questi 3, ho fatto 2 ore di video YouTube, 1 ora di telefonate, social, notifiche, un sacco di cose. Insomma, una giornata veramente bella tosta. Dalle 7.30 del mattino ho chiuso il telefono alla sera a mezzanotte, con il 28% di carica residua. È un'altra giornata molto meno impegnativa di questo, ho fatto 4 ore e 50 di schermo, 40 minuti di GPS, mezz'ora di chiamate, social, internet, bla bla bla. Insomma, ho spento il telefono alla sera con il 41% di carica residua, di batteria ancora utile da usare. In pratica questo telefono qua, se si usa in maniera moderata o normale, secondo me ti porta tranquillamente anche a 2 giornate, veramente un ottimo risultato. Ultimo cenno per quanto riguarda l'hardware al sensore di impronte digitali, che è laterale, messo in una posizione comoda a mio avviso. È reattivo e giusto, ma soprattutto è preciso. Ho apprezzato questo sensore, la sua posizione e la sua velocità, specialmente nei pagamenti digitali, dato che, come saprete, va sbloccato il telefono quando si deve pagare con il chip NFC, del quale questo P80 è dotato. Quindi lo sblocco rapido col dito funziona veramente molto bene, nella modernità dei tempi va sicuramente tenuto in considerazione. Ai ai ai, fotocamere, questo amore, questo odio per le fotocamere. Vabbè, insomma, nel retro di questo P80 è presente il bel modulo cam. La camera principale è da 48 megapixel, però è formato 4 terzi che io onestamente non sopporto. Perciò ho impostato nell'app della fotocamera il rapporto 16 noni. Si va a perdere chiaramente dei pixel, quindi la risoluzione non è più da 48 megapixel, diventano 19. Insomma, tutte le foto che state vedendo sono fatte in questa maniera, con rapporto 16 noni. Ci sono diverse modalità di foto presenti su questo obiettivo: la modalità ritratto con la selezione della sfocatura, la modalità Ultra HD per usare tutti i 48 megapixel, c'è il modo video che registra ovviamente in Full HD, niente di più, 30 frame al secondo, poi c'è il modo foto, che è quello insomma normale, standard, che si usa sempre per fare le foto, c'è il modo bellezza, c'è la modalità notturna e infine la modalità macro, che però avvia la seconda lente delle 3 presenti nel retro, della quale vi parlerò tra un secondo. Mi ha sorpreso la qualità delle foto di questo P80, devo essere onesto, ma sto parlando delle foto fatte in diurna con una buona illuminazione, quindi con illuminazione di giorno. Se lo scenario è questo, il telefono è davvero capace di tirar fuori degli scatti ricchi di dettaglio, anche i colori fedeli, ben contrastati, insomma delle belle foto. Camera macro, che è l'altra lente che c'è dietro, nel complesso è utilizzabile. C'è qualche aberrazione cromatica sul violaceo, insomma qualche colore un po' viene falsato, però per immortalare qualche insettino, qualche particolare o anche solo fare esperimenti quando si è in pizzeria, queste cose qua, insomma, è sufficiente. La terza lente che c'è dietro in realtà però non è una lente, ma è usata solo per fare lo sfocato artificiale della modalità ritratto. Globalmente,
Nel complesso, tutto il pacchetto fotocamere con l'illuminazione diurna è buono, sinceramente non ho trovato grossi difetti. C'è però appunto il ma della resa con illuminazione scarsa. Purtroppo le note positive decantate, quando c'è buona illuminazione, decadono drasticamente e a mio avviso però non si raggiunge la sufficienza nelle foto con poca luce o in notturna. Infatti le foto sono impastate, il bilanciamento del bianco non ci azzecca. Vabbè, insomma, se siete degli aspiranti fotografi, questo più 80 non fa per voi. Diciamo che in condizioni normali le foto sono utilizzabili e non ci sono problemi. Discorso analogo per i video, che vengono girati però in Full HD. Non sono male se è di giorno, però soffrono ovviamente anche della mancanza della stabilizzazione sul sensore. C'è una sorta di stabilizzazione software sulle impostazioni dell'app fotocamera, ma non c'è il miglioramento sperato. Perciò video ok se c'è luce, video no se c'è scarsa illuminazione. Questo è invece un video di pomeriggio, però fatto con la camera posteriore del telefono, ovviamente non camera selfie. Non c'è sensore di stabilizzazione nel telefono, perciò quello che si muove, se il telefono si muove anche il video che sto registrando. Sentite anche l'audio com'è. Adesso mi fermo e faccio una panoramica. Prova della messa a fuoco durante il video della camera. Direi che non c'è male, è abbastanza veloce. Registrazione con camera selfie durante una semplice camminata pomeriggio, circa ore 2, sole in faccia. Questa è la resa della camera selfie, sia video che audio. Ovviamente non c'è nessuna stabilizzazione. Non male la camera selfie, sia per le foto sia per i video. Fa il suo dovere. Non so quanto siano reali i 24 megapixel che sono scritti, insomma, nelle specifiche. Comunque le foto risultano, secondo me, utilizzabili, anche se ovviamente anche questo sensore non è provvisto di stabilizzazione ottica. Molto bene invece il GPS, aggancia immediatamente il segnale, è preciso, non ha ritardi, insomma. Bene anche la ricezione telefonica, non ho rilevato problemi, insomma, ho telefonato anche da taverne o cose comunque con murature molto grosse che potevano dare disturbo al segnale telefonico, insomma non ho mai perso il segnale della rete cellulare, insomma da questo punto di vista non ci sono problemi. Ahimè però li ho trovati da un'altra parte. Infatti ho trovato un po' carente la connettività Wi-Fi, ai. Come vedete dalle mie prove c'è un discreto scarto di prestazioni se paragono un telefono che avevo prima con questo qua. La velocità massima a parità di condizioni, stessa distanza da router, stessa rete, 5 GHz eccetera, la velocità insomma è più lenta, il telefono non riesce a dare il meglio di sé, neanche ripeto sotto il segnale 5 GHz. Stessa cosa analoga anche con la rete Wi-Fi a 2.4, il discorso è uguale, quindi secondo me il modulo Wi-Fi è un po' pigretto, fa fatica a farti viaggiare alla velocità massima che il router ti consentirebbe. Bluetooth invece nessun problema, anche se si ferma la versione 4.2, funziona bene, non ci sono problemi. Benissimo invece il software, che Qbot non ha toccato praticamente per niente l'esperienza Android, che è pura come mamma Google l'ha fatto. Questo cosa vuol dire? Si traduce in pratica con un'esperienza d'uso leggera, fluida, le applicazioni si aprono rapide, non ci sono impuntamenti, il telefono è godibile, non ti vieni nervoso perché non si apre qua, non si apre là, insomma veramente bello da usare, veramente gradevole da usare. Anche con app pesantine, vedi Instagram, Facebook, eccetera, la risposta del telefono è fulminea, devo dire. L'uso quotidiano è realmente piacevole. Guardate che comunque non è poco questo aspetto, perché è più il tempo durante la giornata che smanettiamo tra un'app e l'altra quando siamo di fretta. Guarda qua, guarda là, insomma, facciamo più che altro queste cose con il telefono, perlomeno questo è l'uso che ne faccio io. E quando ti viene il nervoso è quando chiudi un'app e ne apri un'altra e questa non si apre, non si chiude. Questo assolutamente non avviene con questo P80. Occhio che però non è solo grazie al software che è evidentemente ottimizzato bene, eccetera, ma anche gli 8 GB di RAM DDR4 nativi fanno la loro parte in questa gestione.
Vabbè, insomma, tutte queste considerazioni, se partissimo da un prezzo di un telefono a 200-300 euro, magari qualcuno potrebbe anche storcere il naso. Però ragazzi, parliamo di un telefono che costa su per giù 150 euro, anche scarsi. Oggi, che tra l'altro è il Black Friday, diventano ancora meno, siamo circa a 130 euro, ma vi rendete conto? 130 euro e avete un telefono che esteticamente è bello, con uno schermo che è realmente degno, con un sistema operativo fulmineo che funziona bene, una quantità di RAM e spazio di archiviazione spropositate. Con questo budget, 130-150 euro, credo non è materialmente possibile avere di più. Secondo me Qubot ha centrato in pieno l'obiettivo con questo dispositivo. C'è una fascia di utenti che per me è interessata ad avere questo tipo di telefono, che costa poco, però comunque è di sostanza e di qualità, con l'investimento il più minimo possibile. E vabbè, insomma, bene, dai, spero che questo mio approfondimento vi sia stato utile. Vi garantisco che questa settimana di uso di questo P80 è stata veramente fluida, senza intoppi, tanto che ho anche fatto delle riflessioni sui costi spropositati, secondo me assolutamente esagerati, ai quali vengono proposti certi telefoni. Ma vabbè raga, schiacciate like se siete arrivati fin qua, iscrivetevi al canale se siete interessati di tecnologia o queste cose così in generale, condividete il video anche con l'amico giusto, so che ce l'avete, quello che potrebbe essere proprio interessato a questo P80. Ci sentiamo presto, alla prossima, ciao a tutti!